Che c'è? Che ho fatto? No, che non hai fatto. Perché non ho fatto? Che non te ne sei ancora andato. Vabbè, come me ne vado? Con calma, che fretta sta. Come che fretta sta? A parte il fatto che sono le 11, poi te ne devi andare, ti vogliamo vedere con i nostri occhi. Io me ne posso pure andare, però vi posso fare una confidenza prima. Dai, confida, confida. Ma se dovete cacciare a qualcuno, perché cacciate a me? Cacciate a Filippo, che quello è un pezzo di infame. No, dove sei andato? Oh, rimettiti a letto! Ma calmati! Cosa mi dici infame? Vabbè, sei calmo. È uno che passa via a due poveri cristi, giusto un infame! Bravo! Bravo! Sei simpatico, dormi! Bravo! Dormi! Oh, comunque, ragazzi, se mi fate rimanere... Non ce ne frega niente, te ne devi andare! No, lo so, ma se voi mi fate rimanere... Oh, non hai capito niente, te ne devi andare! No, capito! No! Non ci convince nulla! Mi pago! Allora, rimani. Vuoi anche un bicchiere d'acqua? Un caffè? Filippo? Maledetti. Guarda che ti ho visto come la stavi guardando quella lì. Amore, per favore, non incominciamo, non guardavo proprio nessuno. Ma se ogni volta che mi giravo stavi guardando da quella parte. Ogni volta la stavi guardando, tutte le volte. Insomma, che dici? Ma sì, che dico, almeno avessi il coraggio di dire sì, la stavo guardando. Amore, ma se io stavo guardando in quella direzione e c'era questa ragazza, io che colpa c'ho, mi spieghi? Sì, caso strano in quella direzione, caso strano, ogni volta in quella direzione. Pronto? Mo pure il telefono. Ehi, Gigi, sì, te l'ho quasi trovato la crisi, però chiamami più tardi che un momentaccio, va bene? Ciao. Tu preferisci parlare al telefono piuttosto che parlare con me. Amore, che si è chiuso. È chiuso. Sì, tu non mi ami più. Io ti adoro. Sì, ma che mi adori? Amo, io ti voglio bene. Guardi le altre, sì. Lo sai che ti voglio bene. Ma non lo sai, la piccina mia, sì. Dammi un bacetto, no? Per favore, dammi un bacetto. Se ti sto dicendo che colpa non ce n'ho, perché non ti dovresti fidare? No, scusa. Tu non mi ami. Io ti adoro, tesoro. Io per te ne squaglio. Ne squaglio per te. O te? Tantissimissimo. Mi han colpito l'astronave! Uno su mille ve la fa. Alfredo, tu sei il 999esimo. Così non si riesce. Cos'è, un temporale? Sento rumori, pum pum. Halt! Che più pu, si mi è sfrescando. Oh, mi hai sporcato il tappeto! Vabbè, Gidio, mi stavo allenando per la partita. Allenando qua dentro, nel portone? Sì. 5.000 lire di danno. Qui per pulire ci vogliono 5.000 lire di detersivo. Oh, Gidio, 15.000 lire, voglio andare a giocare a calcetto. Sì, quanto costa il campo? 10.000 lire. 5.000 lire per me. No, ma 5.000 lire mi serve per bere alla fine della partita. Oh, chi sporca non beve. Chi sporca non beve in questo pallone. No. Oh, bello questo pallone. Cos'è, degli europei? Sì, ma è mio però. Lì, è tuo? Mio. In questo momento è nelle mie mani, quindi è mio. Come tu? Pagare. Devo giocare. Non mi interessa. Pagare. Tu hai sporcato? Paga. Dai, forza. Sì. Oh, ma sono lenti. Dai, sparisci, vai a perdere la partita, vai, avviati, avviati! Cosa da pazzo, ma vedi un po'. Ok, allora, 450 lire il tonno. Sì, ottimo deve essere questo tonno, così ci ammazziamo completamente, 450 lire. Michè, non ci possiamo permettere quello da 600 lire, non abbiamo i soldi, dai! 600 lire, 450 lire, oh, che cos'è queste spese pazze? Io conosco un discount tosto veramente, dove il tonno buono sta a 250 lire a scala. Madonna, allora, ok, 450 lire abbiamo, 250 lire il tonno e 200 lire la pasta. Ah, i pelati, come facciamo il zoom? Andiamo a spendere sui pelati, perché sempre quel discount che conosco io, buoni, buoni, 400 lire a scatola. Proprio buoni devono essere. Ottimi. Ehi, stai zitto. Zitto, devi stare, capito? Scusate, me ne vado. No, non te ne devi andare, a me solo, non devi offendere sempre. No, no. Allora, primo, con sugo incorporato e tonno, 700 lire. E ce l'abbiamo. La carne costa, gli animali costano, devono essere affettati, la manodopera. Sì. La carne costa effettivamente, però, c'è un però. Dove vado io al discount? Andiamo a spendere a fetta 50 lire. 50 lire? Ah, ottima la carne da 50 lire, il cartone da 50 lire comprato. Perché non fare il polemico. Noi dobbiamo organizzare un pranzo con 1.000 lire per 4 persone. Allora, ok, 4 fette di carne, 200 lire. Ci avanzano 100 lire per il dolce! Ale, io non mangio. Nemmeno io, ragazzi. Mangiamo uno. Vabbè, a doppio. A doppio. Primo, secondo? E tonno calabrese.
Torno subito. Madonna, Bice, lo sai che Paolo è bilancia? Chi è Paolo? L'amico di Michele? Ed è pure ascendente Toro, il che fa tantissimo. Gli ho veramente dato una notizia bomba. Vuoi che lo comunichiamo all'Ansa? Non lo so. Secondo me ha la quarta casa in Sagittario. Ma tu quando parli così mi fai preoccupare. Tu e Francesca siete due babbione. Ma è possibile che dovete sempre frequentare gente superficiale con la testa fra le nuvole? Voi nella vita, se continuate così, non otterrete mai niente di serio. Ma io ci penso seriamente. Ma che cosa ci prendi seriamente? Vera, vedi se frequentate quel ragazzo là, come si chiama? Filippo. Quel ragazzo è un ragazzo assennato, con la testa sulle spalle, garbato, educato. Chi? Quel pizzone? Madonna mia! Oh, vedi che quel pizzone si è levato a 15 anni. Peggio ancora, quelle vergine ascendente cancro! È moscio! Oh, ragazze, ho incontrato Ugo oggi! Veramente? Da soli? No, stava con la moglie e i figli, però, raga, come guarda me, non guarda nessuno. Francesca, quando ti svegli, avvisami, io sto qua. Spegnensi le luci, tacciansi le voci, e nel buio sentasi se surrà. Pregasi, vuol ballare con me? Certo, preferisco di sì. Che mito, è Giglio. Pulpito! Madonna. Io non vedevo l'ora di conoscerti, Gino, ma davvero, eh? Viceversa. Alfredo, quello è Alfredo. Ma io lo voglio conoscere. Come? Perché conosce Alfredo? Vabbè, è un mito, vivente. Sì, poca confidenza con lui. No, non entrare nel portone. Non entrare, quando non attrassi nel portone. Va bene. Lui deve stare là. C'è una bella faccia. Debutta, fallo debuttare. No, stai là. Madonna, lei, Mauro Pulpito, in my town. Mi devi aiutare, Giglio. Che cazzo? Mi devi aiutare, io cerco casa. Sai che sono passato Antenna Sud? Tutto. Che sono passato Antenna Sud? So tutto, è merito mio. Tutto della... Come, ho fatto una trattativa? Che sembrava battistuta. Sono cose secondarie. Lei vuole sapere tutto? Vuole sapere perché è merito mio? È sicuro? Noto della titubanza nei suoi occhi? Sì, titubanza. Ci crede o non ci crede, Giglio? Devo dire la verità. Guarda, allora, è presto detto. Adesso glielo spiego e vediamo se è possibile. Che è successo? Allora, siccome io vedo male Telenorba, e vedo benissimo Antenna Sud, sono telefonato alla buona, sito, la buona, il pulpito qua. Immediatamente lei è venuto qua. Chiamava l'antennista, chiamavi, io ho bisogno. L'antennista, a me mi piace questa cosa. Vi è disponibilità? Vi è disponibilità di casa? Non so se vi è, se vi sarebbe, se vi sarà. Se c'è qualcosa che si può fare, tu falla. Io te ne sono grato, Egidio. Così è. A cosa tre, sì. Mi sembra scherzare. No. Guarda, io faccio finta di dare. No. Ci tengo. Tenga i soldi. No. Deve accettare. Esiste. A me supe 100. A proposito, infatti, ti ho lasciato pure le ombre, scusami, qua. No, queste non verranno cancellate, anzi, me le firmerà prima di andare. Sì, in calce. Che dico, re? In calce. Questo è un Caravaggio, non è un Caravaggio questo. Vedi quello che si può fare. È arrivata la gioia in questo palazzo. È arrivata. Facciamo uno scherzo alla De Pisis. Antenna Sud, il tempo è danaro. Signora De Pisis, come vanno le coronarie? Sta bene oggi? Sì? Un tantino meglio? Un attimo solo, le passo un amico. La casa! Le palpitazioni. Ci faremo un sacco di risate. Poi vado io a curare. C'è una casa libera? La casa. Cash, flash, subito. Vi sarà. Ci sono dei ragazzi nel frattempo che si devono laureare. Sì, io aspetto che si laureano. No, le mandiamo subito. Via. Anche perché sono degli animali, non sono i ragazzi. Decontaminiamolo. Si prepari che sono delle vacche, mucche. Vaderatizzate. Vaderatizzate, questo è il termine esatto. Si deratizzi. Aviamoci. Affè, raccomando. Un'occhiata all'esercizio. Fa tutto. Voglio di fare, che c'ha le spiglie qua? Tutte le puntate ho visto, ci sono le cassette a che casa. Le puntate di che? Non sai che tu esci... Io... Ma come fai? Truman di cognome? Tu sei in televisione? Io in televisione? Gigi, tu sei bellissimo, sei telegenici. Ma che sono? Sei delle telecamere nascoste qua? No, che nascoste? Ma si vedono benissimo. Ma dove? Dove devo andare? Scala, bio, scala, non fa finta. Ma io mi fa come vuole. Scala, bio, scala. Tu di là e di qua. Per il momento scala, che ci sono i maschietti. Faccio... Ah, no, allora... Da domani... A dov'è? Sono i maschietti. Facci un etevino, da domani, e ambientiamoci un po', c'è sanguetta, cagli, su, dove la fai? Faccio strada, sanguetta. A uno che ha sempre voglia, uno che ha sempre voglia. E allora, signor Pulpito,
È piaciuto l'appartamento? L'appartamento è bellissimo, non si discute, la casa è molto bella. La casa è molto bella, è un progetto di Renzo Piano, la tromba delle scale, che ha lenti. Non esagerare, ho detto che mi piace, mica ho detto che non mi piace, è la puzza che non mi piace, che è insostenibile. Beh, l'ho detto, là non ci sono dei ragazzi, ci sono degli animali, formiche, gatti. Ma veramente? Ma veramente? Tutto ce l'ha dentro. Esilio, quanto tempo devo aspettare? Devi dire, no, mi devi dire la verità. Vabbè, il tempo di far laureare i ragazzi no, e poi... non posso, non c'è. Vabbè, se non si laureano li mando via subito. Bravo. Diciamo che lei è qui. E questo volevo sentirti dire. Facciamo così. E adesso ti lascio i miei recapiti, così tu appena hai novità mi chiami. Però i recapiti? I cellulari, no, quelli personali. So tutto, so tutto, c'ho tutto. I numeri dei telefoni. Mauro Pulpito, Nata Taranto, tutto, certificato di nascita, tutto. Vabbè, allora tu mi chiami appena hai novità, mi chiami. Anzi, a proposito, si segni questo numero. Bravo, dammi pure i tuoi perché non si sa mai. Sì. Dai, così se non mi trovi ti richiamo, vai, vai. Allora, 0334-8203. Questo è tu, cioè che... Il suo nuovo numero. Il mio? Telefonatela sì. Da oggi quello è il numero di Mauro Pulpito. Sì? Sì, dammi, no. 8203... La telefonata fa. Dai, 8203... 2-2-4-4-7... No, togli le due cifre. 47 è di troppo. Sì, sì, è di troppo. Allora, facciamo, ma sono il primo a sapere almeno questo numero. No, prima io, poi Alfredo e poi io. Beh, terzo posto. Onorevole, un buon piazzamento. Tieni, questo è tu. Questo è tu, mi chiami. No, non ti dimenticare. No, ma chi si dimentica? Io non dormirò stanotte, voleva scherzare, il Pulpito nel mio palazzo. È stato veramente un piacere. Anche per me. Mi raccomando, aspetto di sentire. Che facciamo, ce ne andiamo così, leggeri, leggeri. Vedi che puoi fare. Sì, ci abbracciamo. Siamo amici, ci abbracciamo. Siamo amici. No, all'inizio siamo... No. Ricordati l'inizio, te della cassetta. Mi raccomando, fammi sapere. Va bene, sì. Oh, è furbo, eh? Alla fine non ha dato niente. C'è da stare attento, c'è da marcarlo stretto questo, perché è l'unico che ti dice la papardella, qui ci sto imbriaco. Io volevo fare il colpo finale, invece no, via, op, ha sgagliato l'altro. Siamo preoccupati, però adagiati. Perché... Yeah, everybody, yeah, oh, oh. Perché ti devi stare zitto, mi fai nervosire. Ma dai, io lo faccio per noi, per avvicinare gli influssi positivi. Ti stai avvicinando una gomitata in faccia, ti stai avvicinando. Com'è? E Gide ci vuole cacciare dal palazzo e tu ti metti a fare yeah. Ma Paolo, lo sai che non ci caccerà mai? Sì, e chi te lo fa pensare? È perché abbiamo il contratto, carta canta. No, tu canti, la carta non canta, perché sulla gente del Nuzzolese non vale una lira quella qualcosa là. Ragazzi, calma, appena vi laureate, ce la diamo. Paolo, hai visto? Calmati, tanto non ce ne andremo mai. L'hai preso. Oh. No, ecco, poi. Paolo, tranquillità. Cioè, noi quattro, come stiamo in questa stanza, cioè uno, due, tre, quattro, non ci cacciano neanche i pompieri, i carabinieri, nessuno. Meno male. Oh, vuoi fare la spesa? Dai, a me. Vado? Sì. E vai. Se mi avanza una 100 lire, la prendo una birretta? Sì. Dipende. Te la tirano in fronte se a 100 lire la birra. Al discount dell'amico mio c'è la Luppolo Verdi in offerta. 94 lire, IVA compresa. Ah, è bello. Sì, è ottimo, sicuramente sarà. Ottimo. Beh, io vado. Vai, vai. Ciao. 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 Allora, facciamo una cosa. Se mo oggi non mi dite che cosa sono le successioni, io lo dico a Egidio. Amore, ma come faccio a dire che sono andato a casa e invece me ne sono andato in discoteca? Me lo dici, no come fai, me lo dici. Ma come ti può passare per la mente certe cose? Allora non hai capito, me l'ha detto Bice che ti ha visto. E che Bice, quella chissà cosa ha visto, chissà cosa ha visto soprattutto. Ehi, per favore, la dovete finire di litigare. Renzo, non si capisce niente di là. Basta, per piacere. Ma se mi dice sempre bugie, mi dice. Ma chi io ti dico bugie? Ma guarda che sei il colmo. Paolo, non è vero che esce la sera? Chi? Lui? No, guarda, dovesse rimanere fulminato Michele qua. Oh, non mi mettete in mezzo, non mi mettete in mezzo. Pronto? Ehi, Gigi. Ehi, Gigi. Ancora questa qui, non sono riuscito a trovarti. Richiamami più tardi, va bene? Ciao. Ma chi è sto Gigi che ti chiama sempre? Vedi che io ti ho sgamato, eh? Io ho capito che quella lì è una femmina. Ciao Egidio. Oh, stai fermo con quella palla. Questo è un condominio. Entra. Stai tranquillo, Egidio. Io sto sempre tranquillo. Sei tu che sei paranoico. Che è successo? No, che paranoia, Egidio. Abbiamo perso la partita. Mai vinci. Sempre a perdere. Mai vinci. Questa volta si è trattato di un vero e proprio incidente, Egidio. Ti so scusi. Incidente? Chiacchiere. Devi dire la verità. Che con me è la storia. La verità è questa. Che stavamo 0-0 al 90esimo, Egidio. Quando a un certo punto la squadra avversaria conquista un calcio d'angolo. E io, da capitano e attaccante della squadra... Umiltà. No, umiltà. Vado a difendermi. Mi metto sulla linea di porta.
Uno della squadra loro stacca di testa e il pallone si dirige verso, la, verso me, verso dove stavo io. Tu stop di petto e tiri. No, che stop di petto, questo è il guaio. Che mentre stavo per staccare di testa e rilanciare l'azione in contropiede, dietro la recinzione, Giglio, vedo la sorella di un mio amico, una buona buona, una femmina fatta a fena, tette grosse, scosciata. E allora non ho capito più niente. E me ne sono andato con la palla in porta. Ho avuto il pallone in faccia e abbiamo avuto il gol. Abbiamo perso la partita. No, e questo è il fatto. Vado a fare una camerata. Vado a fare una camerata. Ma guarda un po', ha perso la partita. Tu prima devi guardare le femmine e poi giocare. Devi giocare e poi guardare le femmine. Egidio, che vuoi da me? Quello stava sulla traiettoria. Matti, alt, alt, frusto. Dai, Egidio, veniamo subito. Andiamo a abbiamo fretta, dai, ti prego. Allora, cos'è tutta questa concitazione? Devi andare a prendere dei libri. Sì, dai, ma veniamo. Filippo dov'è? È rimasto sopra perché non si voleva cambiare, perdeva troppo tempo, poi dobbiamo andare a prendere dei libri, poi dobbiamo scegliere. Avete studiato? Sì, 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 come abbiamo studiato, lui sa più le successioni alle altre cose. No, quello che voglio sapere è fusto. No, io qua no, io ho dei dubbi, questi mi stanno combinando qualcosa. Io vado a vedere sopra, non mi fido. Non mi fido, ci si fida. Ma scherzè. Ehi, tu con la palla devi finire. Dai, vai, vai, come tutto con un cazzo in gara. Sempre tu 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 tu. Oh, che c'è? Non ho capito. Vuoi spiegarti bene? Questo da pazzo. Che è successo? Riuscivo a respirare. Tutto là il fatto. Ma da spiegare bene bene come sta la storia. Che è successo? Mi hanno legato. Vedesi che ti hanno legato. Chi sta? Paolo Michele. Paolo Michele. Maledetti. E tu? Vai. Non hai fatto niente! Che stavi facendo? Oh, Egidio, che siamo saliti insieme, ma... Ah, è vero, siamo saliti insieme. E cos? E cos paproso? Ehi, come tu niente hai fatto? Giovane? Oh, ehi. Giovane, mi senti? Tanto parlare con te, con lui è la stessa cosa. Egidio, Egidio. Sta parli. Egidio, sono qua. Qua, qua, alle tue spalle. È inutile che gli parli, non senti proprio. Ogni giorno ci proviamo. Ma questo è preoccupante, questa ragazza. È preoccupante. Ma io... Ragazzi, adesso devo andare a casa delle ragazze perché ho da dire due paroline a quei due bastardi. Poi ti svelo. Allora, Michela, nella tua tazzina io vedo una P. Una P? Conosci qualcuno che si chiami con la P? Uomo? Sì, un uomo. Sì, conosco uno che si chiama con la P, uomo. Devi stare attento perché questa persona non ti vuole bene. Lo so che non mi vuole bene questa persona. Mentre nella tua, Paolo. Beh? Io vedo. Sì, una M. Conosci qualcuno che si chiami con la M? Uomo. Sì, è un uomo. Sì, lo conosco. Questa persona ti vuole rubare dei soldi. Anzi, già lo ha fatto e tu non lo sai. No, bugia, è bugia, è bugia. Silenzio. Che c'è? Ma vedo che in tutte e due le tazzine c'è una E, una E. Conoscete qualcuno che si chiami con la E? No. Un uomo con la E. Un uomo con la E? No. Sì. Io non conosco nessuno con la E. Perché? È una persona cattiva, una persona che vi vuole male, vi vuole dare mazzate. Paolo, allora, cattiva, ci vuole dare mazzate. Sì, sì. Chi ne so io? Egidio, Egidio. Stavate parlando di me? No, io me ne stavo andando via, però. Il mio segui. Come va? No, no, Michele, stai seduto. Sono venuto a trovarvi e voi scappate. Guaglio. Ah, ma non sei arrabbiato? No, si vede la mia faccia, sono rilassato. Ah, sono rilassato, Egidio, allora rimaniamo. Sei nervoso? No, ragazzi, stavo vedendo il cielo fuori. Beh? E ho visto delle stelle meravigliose. Avete mai visto le stelle voi? Noi sì. Da vicino, non da lontano, non da fa, da vicino. Ah, l'avevo visto. No, un cielo, che le stelle si vedono da vicino. Mai visto le stelle da vicino? No, no. Guarda, venite con me sul balcone. No, non avete... Prego, prego, prego. Cioè, ci hai pensato in questo momento? Un tramonto meraviglioso, le stelle si vedono benissimo. Oh, Egidio, sei un amico, sei un amico. Sì, sei un dove sta? Ci chiuda, ci chiuda. Certo, certo. Non l'impressione. Ma non è stato un attimo solo. Non ci sono stelle. Alfredo, sta qualcuno giù? No, non so. Ma non si vedono? Non ci sta niente. Ehi, non si vede. Quello è serio, vabbè, quello si vede sempre prima. Paolo, non vedi là, in fondo là? Dove? Quello? E tu? Stai vedendo le stelle? Stai vedendo le stelle? Stai vedendo le stelle? Non è una cosa normale, guarda. Non è una cosa normale. A cosa si riferisce, scusa? Alla vita. È la birra, fessa, eh. C'è la birra calda. Birra calda ottobre è brutto.
Vabbè, cosa pretendi? Con 300 lire che cosa vuoi? La birra fredda. Sì, Michele, ma questa vita noi dobbiamo affrontarla di petto. Cioè, dobbiamo affrontarla proprio. Sai come la affrontiamo? Io da domani vado a lavorare. Pure io. Sì, sì, ho deciso, pure io. Domani mattina mi alzo, prendo un giornale. Ma dobbiamo scoprire nuovi orizzonti, Michele. Sì, sono d'accordo. No, ma esprimilo il concetto che stavi dicendo, cioè, renditi conto. Sì. Appunto, cioè, secondo me è la stessa cosa, sono parole sante le tue. Oh. Ma bravo. Questo è il fatto, questo. Perché non intervieni? Quando? Capito? Cioè, sì, ma stai zitto, non guarda niente. Affitto posto letto al settimo piano, senza ascensore, no riscaldamento, parzialmente da ristrutturare, 3 mesi anticipati, finestra vista mare, compreso il condominio, 600.000 lire, gas, luce, acqua, in eccedenza, il resto da pagare la tas, sulla munnezza urmata immensa. La sofferenza. Meglio sciappare le cartuna de notte da stamattina. Meglio sciappare le cartuna de notte da stamattina. Quante malefatte io potrei cantare, scontato banale potrebbe sembrare, sapere, conoscenza, vivere civile serve a tutti migliorare, senza cattiveria, senza lucrare, costruire più che denunciare, è evidente l'ignoranza che accompagna la sapienza, questa voce, questi cori han cantato già abbastanza immensa. La sofferenza. Chiama l'avventura, commedia, verità, farsa.